Presidente, ha detto buttiamoci alle spalle le lungaggini del passato. Beh sì, adesso l'importante è ci siamo, il permesso c'è, si può partire, siamo ovviamente molto determinati a fare rapidamente, cercare di recuperare il tempo perso, ci siamo anche dati degli obiettivi diciamo di inaugurazione a maggio del 25, ma di utilizzo diciamo e di fare una partita addirittura il 4 di maggio del 24, che vuol dire praticamente tra 5 mesi, quindi veramente molto molto poco, e quindi dobbiamo essere adesso molto molto veloci per cercare di essere pronti e di fare le cose fatte bene. È un bel impianto, sarà davvero un bel progetto, la casa dei giovani del Toro. Adesso vediamo come chiamarlo, c'è ovviamente anche la voglia di intitolare un campo al nostro cappellano Donaldo Rabino, che era stato una persona davvero importante per noi, e quindi insomma direi che adesso dobbiamo velocemente, avremo 4 campi, 3 regolamentari, uno un pochino più piccolo, spogliatoi vicino al quarto campo e poi grandi spogliatoi, palestra piuttosto che uffici, ristorante eccetera eccetera, insomma 2500 metri quadri coperti, è un progetto importante. Deve essere assolutamente con grande rispetto dell'ambiente, ecocompatibile, sostenibile, con un progetto anche di pannelli fotovoltaici per parte dell'energia elettrica. Insomma, direi che c'è un progetto importante che vogliamo fare velocemente, quindi adesso siamo in pista per cominciare. Il costo dell'operazione non la dico adesso, perché poi tanto sarà maggiore, e quindi insomma, però è un costo importante, è un investimento grosso. Non... ci stanno? Anche di più. Presidente, ha avuto rassicurazioni sul fatto che non ci saranno ulteriori intoppi come ci sono stati purtroppo in tutti questi... Da questo punto di vista siamo pronti. Abbiamo il permesso, tutto è fatto per poter partire, si è sgomberata anche quella cabina dell'alta tensione, che poteva essere anche tra l'altro molto pericolosa, che forniva l'energia a tutta la circoscrizione o a parte di essa. Anche lì è stato tutto quanto sistemato, ripulito tutto, c'era una discarica a cielo aperto, insomma è stato un lavoro anche importante di rimettere tutto quanto in essere per poter partire con i lavori. Presidente, è sicuramente un centro sportivo fondamentale, no? per le giovanili, guardando al futuro. Parlando di giovanili e primavera, ormai è sempre più di attualità il discorso delle seconde squadre, abbiamo visto anche i frutti che ha dato, no? Con la Juventus, adesso l'Atalanta. Ecco, c'è un ragionamento aperto anche eventualmente su una seconda squadra per il Torino? Beh, diciamo che allora il Robaldo è diciamo la casa del Toro, dei giovani del Toro, lì si alleneranno le squadre dall'Under 12 fino alla primavera. Poi evidentemente il tema dell'Under 23 è un tema che è un tema sul tappeto, diciamo è un tema al quale stiamo evidentemente pensando da tempo, è un tema che però per essere fatto bene devi avere le strutture, devi avere, come dire, è una situazione come di appoggio che è molto molto importante, dove allenarti, dove giocare, tante cose, per cui è un argomento al quale stiamo pensando, non è una cosa da affrontare a cuor leggero, perché evidentemente è una squadra che deve militare in una categoria tra l'altro comunque non piccola, cioè non di basso livello come la Lega Pro, e quindi questo ovviamente comporta che per farla dobbiamo essere assolutamente sicuri di avere tutto che funziona, le strutture, i calciatori evidentemente, e poi premere il pulsante per cominciare. Giovani sono il futuro, poi c'è il presente di questa squadra, c'è Buongiorno che un po' simbolicamente rappresenta, no, il lavoro che avete fatto nel settore giovanile. Presente dice Empoli, dice Udinese, queste due partite in casa molto importanti. È un momento questo della stagione che in qualche modo potrebbe dare un segnale, no, alle vostre ambizioni d'Europa? Allora, sicuramente è un momento importante, siamo alla 15ª giornata, 20 punti, tutto è molto corto, è un campionato molto competitivo, un campionato molto in cui le partite sono tutte molto tirate, o perlomeno molte di esse, abbiamo davanti a noi due appuntamenti che
non debbono essere considerati appuntamenti facili, perché non lo sono assolutamente, perché nessuna partita è facile, anzi purtroppo abbiamo visto che molte volte le partite che appaiono facili lo sono molto di meno di quelle che appaiono difficili. Quindi insomma dobbiamo affrontare le prossime due prima di Natale con grandissima attenzione, grandissima determinazione, fortissima voglia di far bene, e poi dopodiché e poi vediamo dopo Natale come si è messi. Abbiamo comunque, insomma, è un campionato ancora molto lungo, siamo alla 15ª, quindi mancano ancora tante partite. Ambizioni evidentemente ci sono di migliorare quello che è stato un campionato scorso e quello precedente, poi dopodiché se le cose vanno specialmente bene evidentemente le ambizioni non si fermano, però secondo me è bene fare una cosa per volta, essendo molto focalizzati su ogni singolo obiettivo, e quindi il prossimo che è domani con l'Empoli, che è una partita sicuramente non banale, perché l'Empoli si è rimesso in carreggiata sicuramente bene. Le volevo chiedere se magari durante la cena di Natale, in un clima assolutamente di amicizia, anche di particolare, no? Parlando con Juric, se l'allenatore le ha detto qualcosa per quanto riguarda il futuro, visto che insomma lei mi pare si sia esposto sulla volontà di proseguire questo rapporto. Beh, con Juric il rapporto è, diciamo che è un rapporto che è partito benissimo, poi ha avuto dei momenti in cui c'erano alcune tensioni, ma perché giustamente si voleva fare meglio e quindi anche lui voleva fare meglio, poi però, come dire, si è sviluppato in un modo positivo, quindi certamente da parte mia e credo anche da parte sua c'è un bel apprezzamento delle cose fatte insieme. Siamo partiti in un modo, siamo oggi in situazioni ben diverse, con una squadra di qualità che sta dimostrando di potersela giocare con tutti. Parlavo proprio con lui l'altra sera e scherzando, siccome mi diceva che sua moglie è la donna più importante per lui, la donna ovviamente importante per lui, ed è la donna, come dire, è il suo boss, lui la chiama il mio boss, dico beh, ma allora mi sa che per il rinnovo dovrai presentarmi tua moglie, dovremo vederci a cena con lei. Al suo fianco c'era il sindaco oggi, per arrivare a questa data storica fondamentale c'è stato un lungo lavoro fianco a fianco, in un clima molto disteso adesso tra le istituzioni e la società. Il futuro dello stadio lo ha rimesso quasi nelle sue mani il sindaco, insomma si lavora anche in questo senso. La domanda è: il Torino è perfetto per lo stadio secondo la città? Io le chiedo se lo stadio è perfetto per il Torino e per lei. Beh, diciamo, io direi una cosa per volta, no? Cioè noi oggi siamo arrivati a un annuncio importante, che è la partenza della costruzione del Robaldo, che è una cosa che abbiamo lungamente aspettato e dove sicuramente il sindaco, l'assessore Carretta, l'amministrazione è stata molto proattiva per risolvere i problemi e per sveltire le procedure. Per il resto vediamo, direi che secondo me dobbiamo fare una cosa per volta, non dobbiamo, come dire, oggi godiamoci il Robaldo, che comunque è una cosa bella, adesso dobbiamo realizzarlo velocemente, quindi è un impegno importante. Poi tutto il resto speriamo che venga, e però insomma comunque sia una cosa per volta, è importante farla bene. La difesa, nonostante tutti gli infortuni anche molto importanti che ci sono stati, rimane come gli anni scorsi una tra le migliori, la quinta del campionato, esattamente come gli anni scorsi. Purtroppo lo stesso discorso non si può dire per l'attacco, perché finora il Torino ha fatto talmente pochi gol che siamo ad un livello quasi di lotta per non retrocedere. Ecco, a gennaio pensate di fare qualcosa in merito per cercare di dare un input in più all'attacco? Ma diciamo che noi l'attacco, allora, noi abbiamo una difesa, giustamente come lei diceva, che è una difesa bella, compatta, coriacea, 7 clean sheet non è poco, ne ha fatti mi pare 10 l'Inter, che è il record in campionato, quindi insomma non sono pochi, quindi merito anche alla difesa, merito anche al portiere che sta facendo anche delle buone cose, e merito a tutta la squadra, perché poi la squadra tutta, come dire, il progetto Torino dal punto di vista del gioco è un progetto in cui tutti danno un contributo affinché si tiri poco in porta, no? Tant'è che noi siamo una squadra alla quale tirano poco in porta, e quindi in questo senso anche gli attaccanti lavorano affinché, come dire, cioè la prima difesa la fai quasi quasi la fai nella metà campo avversaria, e quindi c'è un lavoro importante. Io credo che noi abbiamo degli attaccanti come Sanabria, come Zapata,
come Pellegri, come poi Vlasic che è un trequartista, e poi anche Caramo, che lo scorso anno fece gol, quest'anno ha giocato di meno, insomma abbiamo lo stesso Radonjić che ha fatto 3 gol, abbiamo un gruppo di attaccanti che secondo me potrà fare bene. Io credo molto in quello che loro possono fare. Sicuramente c'è stato anche un fatto fisico per alcuni giocatori di crescere mano a mano anche nella condizione. Vlasic è arrivato che non si era allenato con noi fino a praticamente alla metà d'agosto, una cosa del genere. Lo stesso Zapata è arrivato all'ultimo, cioè, quindi abbiamo avuto una serie di intoppi da questo punto di vista, però secondo me il nostro attacco farà certamente meglio e io credo molto in quello che loro possono fare. Radonjić si è messo in carreggiata? Come? Radonjić si è messo lì, si è rimesso in carreggiata. Allora, Radonjić, diciamo che Radonjić, il mister lo ha gestito secondo me molto bene, lo ha fatto, credo che Radonjić con il Torino abbia fatto cose eccellenti, diciamo, rispetto a quelle che aveva fatto precedentemente, quindi è cresciuto. Ogni tanto diciamo che va un pochino rimesso nella giusta direzione, però insomma secondo me c'è un lavoro costante e continuo da parte del mister, e lui credo che insomma capisca quanto ci teniamo a che lui cresca e possa esprimersi al 100% per le qualità che ha. Possibilità di tornare sul mercato a gennaio? Ma adesso vediamo. Io direi che noi abbiamo comunque una squadra importante, abbiamo fatto investimenti grossi, abbiamo tenuto tutti i giocatori. Direi vediamo quello che offre il mercato, ma poi sai, il mercato tu devi anche prendere i giocatori e poi far giocare, perché se non hai posizioni, hai la squadra che è davvero, non avendo una seconda competizione purtroppo, perché non abbiamo le coppe, quindi devi cercare di non prendere giocatori per poi non utilizzarli.